Sarebbe un autista tedesco il responsabile dell'incidente che ha provocato la morte del campione di ciclismo Davide Righellin. A breve dovrebbe arrivare la conferma ufficiale con una nota da parte della Procura della Repubblica di Vicenza. Come spiega l'ANSA, si tratterebbe di un cittadino tedesco di 50 anni, identificato grazie alla collaborazione tra carabinieri e polizia tedesca. L'autista del TIR, che intorno a mezzoggiorno del 30 novembre ha travolto Righellin lungo la strada regionale 11 a Montebello Vicentino, sarebbe stato individuato e denunciato in Germania, dove peraltro non esiste il reato di omicidio stradale, quindi al momento non potrebbe scattare il suo fermo. L'individuazione è avvenuta grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni e alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Le indagini, dopo un primo intervento sul posto da parte dei carabinieri di Montebello, sono state eseguite dai militari del reparto operativo del nucleo investigativo dell'Arma. Grazie alle riprese del sistema di videosorveglianza di un ristorante nei pressi del luogo dell'incidente, è stato chiaro fin da subito che il responsabile dell'investimento era un TIR di marca Volvo con targa tedesca.